The Air Desert Energy è un network pubblico-privato di dimensioni planetarie sul fronte delle energie rinnovabili. ARAP è l'azienda regionale per le attività produttive. Insieme a Dubai hanno stretto una partnership. Lo scopo è quello di permettere all'Abruzzo di avere una strategia concreta che garantisca energia non soltanto pulita ma anche sostenibile dal punto di vista economico. Questo anche attraverso la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde per arrivare all'indipendenza nel medio periodo da paesi terzi. Questa partnership è stata presentata e raccontata in un affollatissimo convegno internazionale a Pescara all'Aurum dal titolo Energy for the Future of Industrial Areas. Questa è la cronaca di un convegno che ci racconta di un Abruzzo alla guida della transizione energetica sull'idrogeno verde. Cos'è l'ARAP? L'ARAP è l'azienda regionale delle attività produttive, un soggetto che nasce con una legge regionale, la 23 del 2011, con la quale, unica esperienza italiana, vengono fuse tutte le ex aree industriali, quindi tutti i vecchi consorsi industriali. Nasce un soggetto unico con un unico consiglio di amministrazione che gestisce appunto l'ex 6 ASI, esclusa l'area di Chieti Pescara. Cosa si dice a Dubai dell'energia e nel mondo? Cosa ci suggerisce la scienza e le possibilità tecniche? Dubai sta diventando uno dei centri globali per la transizione energetica, quindi con il parco solare fra i più grandi del mondo e poi per anche la generazione di idrogeno verde in futuro. E quindi Dubai sta proprio evolvendo come centro con nuove tecnologie, con transizione energetica, energie pulite, quindi è stato il momento e anche come luogo più che giusto per fare questo incontro di lanciare la partnership fra DI e ARAP. Il compito di ARAP è quello appunto di gestire le aree industriali sia dal punto di vista delle infrastrutture che dal punto di vista della depurazione delle acque industriali. Ora, a questo, nella precedente legislatura, è stato consigliato a ARAP anche il compito di portare avanti delle grandi opere, in particolare la realizzazione del nuovo porto di Pescara, il nuovo porto di Ortona, la realizzazione dei nuovi bacini del Fucino, cioè la realizzazione di alcune infrastrutture che avevano un'evidente ricaduta nell'efficienza del nostro sistema commerciale e industriale. Devo dire che in questi 2 anni e mezzo mi pare abbastanza oggettivo, perché basta guardare il porto canale di Pescara e si vedranno i mezzi pontoni al lavoro. ARAP è riuscita a portare avanti molti di questi progetti e a farle diventare opere in corso. Questa scelta operativa che risultati ha ottenuto finora? Che vantaggi ha prodotto? Sicuramente i vantaggi di razionalizzazione dei costi nell'ambito dei servizi all'interno dei nuclei. Non scordiamoci che oggi esiste un solo consiglio di amministrazione e sono centralizzate tutte le attività gestionali e amministrative. E poi sicuramente in un contesto di approccio sistemico ai problemi dell'industria, sicuramente la possibilità di concentrare gli sforzi, gli investimenti e sicuramente le attività strategiche per il tessuto produttivo regionale all'interno di un unico punto di riferimento a livello strategico. Qualche numero. L'apporto di energia da fonti rinnovabili in Abruzzo è ben oltre il 19% della media nazionale, con circa una produzione di 2 gigawatt nel 2020. La copertura è arrivata al 27% del nostro fabbisogno e questa è la base di partenza su cui si innesta la strategia di ARAP con DA. Il prossimo futuro? Quali prospettive ci sono e verso che direzione va l'ARAP e la regione sulle fonti energetiche? Beh, l'incontro di oggi è focalizzato su questo. ARAP si è data la missione di diventare un service per la produzione e la distribuzione energetica all'interno delle aree industriali. Quanto di più attuale ci può essere nel dibattito mondiale
europeo, nazionale e ovviamente anche abruzzese. Come sono stati scelti gli argomenti di dibattito per questo convegno? Sono stati obbligati, vista la situazione internazionale, ma anche prima di questa situazione internazionale il dossier energia era un dossier fondamentale per lo sviluppo delle imprese, anche per la ripresa post pandemica, quindi il tema delle energie rinnovabili che siano sostenibili da un punto di vista ambientale ed economico poi si è incastrato con la crisi internazionale, con lo shock energetico e quindi eccoci qua, l'Abruzzo, la regione Abruzzo sta lavorando molto sui temi dell'energia e noi come consorzio industriale unico d'Abruzzo abbiamo il dovere di cominciare a parlare e non solo parlare ma anche di essere operativi su questo argomento. Ci sono risorse per questi progetti? Noi abbiamo delle risorse a disposizione per il fotovoltaico, ad esempio abbiamo ricevuto per quanto riguarda la bonifica dei siti inquinati, i cosiddetti siti orfani, abbiamo avuto un finanziamento importante da parte del Ministero della Transizione Ecologica per bonificarli. Noi come Regione Abruzzo vogliamo cogliere questa occasione per metterci altri fondi, circa 10 milioni di euro nella nostra programmazione 21-27 affinché poi questi siti possono diventare siti di produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi un sito che era un problema, che oggi rappresenta un problema per il cittadino perché inquina, diventerà un giorno un sito di produzione di energia green. In questo particolare momento, che dura ormai da 2 anni e durerà ancora per parecchio tempo, dicono gli esperti, che scelte operative cercate di mettere in campo e discutete? Oggi la situazione è molto delicata, si è aggravata sicuramente con la guerra, si è aggravata prima con il Covid. È necessario concentrare senza sovrapposizioni, con un approccio sistemico, concentrare tutti gli sforzi su ciò che serve al Paese da una parte, su ciò che serve alla Regione Abruzzo dall'altra. La Regione Abruzzo lo ha capito molto bene, l'accordo che noi oggi diciamo sanciamo con DI, che è il più grande incubatore mondiale per le rinnovabili e per le tecnologie sull'idrogeno, cerchiamo di concentrare tutti gli sforzi per mettere a terra dei progetti veri che servano alle imprese per essere proprio competitive. Fonti solare, eolico per arrivare ad energia elettrica, non a corrente alternata ma continuata, dicono gli esperti. L'idrogeno quanto è importante per superare anche questa fase? L'idrogeno è importantissimo perché ricordiamo non è una fonte di energia ma è un modo per trasportare l'energia e per consumarla, quindi noi abbiamo tantissime imprese insediate in Abruzzo che sono energivore, che stanno subendo una crisi di natura finanziaria, economica rilevante perché l'energia oggi costa tantissimo, quindi è fondamentale ragionare, mettere insieme le teste pensanti in Abruzzo e le imprese energivore per dare risposte concrete alle imprese. Cosa cambierà nella vita del cittadino comune, nelle città per esempio? Ma cambia la mobilità, cambieranno le applicazioni, ma tutto il modello con car sharing eccetera sta cambiando, ma cambiano anche le tecnologie, quindi ci saranno applicazioni in futuro anche per la mobilità, altrettanto ci saranno nelle case, quindi c'è comunque nel medio lungo il potenziale di incorporare idrogeno in applicazione case, quanto per esempio la tedesca Bosch o Fissmann stanno già proponendo delle soluzioni concrete. La città di Pescara, come tutte le città d'Italia, ha bisogno di energia già oggi, lo sappiamo perfettamente quello che sta succedendo, manca l'energia e l'energia costa troppo, quindi un convegno come questo è importantissimo, perché? Perché tratta di energie rinnovabili, tratta di tecnologie del presente e del futuro e come città noi dobbiamo essere presenti perché noi siamo la domanda di questa energia e oggi si parla dell'offerta dell'energia. Quale energia può essere offerta in futuro, a quali costi e a quali condizioni? L'Abruzzo non può farsi trovare impreparato. Oltre all'idrogeno verde
si stanno effettuando investimenti diversificati anche sul fotovoltaico, l'eolico, la geotermia e le bioenergie. Qual è l'atteggiamento della regione che viene portato oggi in questo convegno rispetto alla energia? Noi come Regione Abruzzo, grazie alla collaborazione con il nostro braccio operativo che è ARAP, siamo entrati a far parte di un network internazionale, il DII Desert Energy, che favorirà lo sviluppo di la nascita quindi di impianti di energie da fonti rinnovabili e soprattutto l'idrogeno. Credo che sia assolutamente un valido contributo, da una parte per ridurre l'indipendenza del gas italiano, quindi anche noi come Regione Abruzzo stiamo dando il nostro piccolo contributo per ridurre la dipendenza del gas italiano da altri paesi stranieri, e soprattutto possiamo fornire alle nostre imprese un'energia sostenibile dal punto di vista non solo ambientale ma dal punto di vista anche economico. Pescara sta facendo un percorso importante sull'energia e sul consumo di energia. Non possiamo vivere sulle nostre comodità, perché non è più possibile. Pescara è una città dove entrano 120.000 macchine al giorno, dobbiamo cominciare a spostare il progetto di mobilità dalla mobilità privata alla mobilità pubblica, che costa meno e che non occupa spazio. Questo è il processo naturale e ineludibile. In Italia a che punto siamo? L'Italia sicuramente è fra i leader in Europa per la transizione energetica, c'è molto più potenziale sia per solare che per l'eolico, e poi anche come posizione Italia in mezzo al Mediterraneo, come hub per trading, trasporto sia di elettricità verde sia di molecole verdi. Perché l'idrogeno è preferibile? L'idrogeno non è che sia preferibile, non è un sì o no. Allora, idrogeno verde aiuta a integrare più e più velocemente quote più alte di energie rinnovabili, e quindi è un vettore in più che è una specie di acceleratore alla transizione energetica. Aiuta anche in campi in cui non si può elettrificare applicazioni, quanto per esempio l'industria dell'acciaio o dove non si riesce a operare con delle batterie. Quindi è assolutamente un amico, anzi lo chiamiamo l'amico migliore dell'elettricità verde, l'idrogeno. Quindi è un moltiplicatore. Quante imprese sono presenti oggi? Oggi tante imprese hanno risposto in 180 al nostro forum online. I prossimi anni, che anni saranno dal punto di vista energetico, facendo una previsione? Spero anni che ci diano le tecnologie, le risorse giuste per essere sempre più indipendenti, perché abbiamo scoperto, ahimè, a causa di un contesto internazionale non favorevole, che l'indipendenza energetica, e non solo energetica ma anche tecnologica, è una cosa sostanziale da sostenere, perché altrimenti le imprese soffrono e continuano a scappare non solo dall'Italia ma dall'Europa intera. Un altro passo della strategia energetica regionale sarà la costituzione da parte di enti pubblici e imprese private abruzzesi del primo gruppo europeo di interesse economico, GEIE, sulla produzione dell'idrogeno. Questo organismo permetterà di partecipare a bandi europei e accedere ad agevolazioni e opportunità, come già sta accadendo in Francia e in Germania.